Marcello Lippi che ritorna nella sua Cesena. Vedete nel frattempo una rappresentanza dei sostenitori bianconeri, Juventus che ritorna per la quarta volta consecutiva qui a Cesena. Vediamo il Raja con Ciadili e El Karkouri, poi Beccari difensore di destra, Rimilo stopper, Eli Murray il difensore di sinistra, poi Khalif, Jrindu e Sabir che sono i centrocampisti, Moustaoudian, Azir e Eriaki, Reza Eriaki che sono i tre attaccanti. E anche qui abbiamo la panchina composta da sette giocatori che sono Budbaliui, Hafid Ziyati, Kubak, Murad Hamdah, Karbush e Bellamare. Grande tifo naturalmente nella Romagna che è un antico feudo bianconero, Juventus che si ripresenta in maglia bianca, la bianca stellata, mentre vedete Alex Del Piero che a differenza di quanto era accaduto qualche giorno fa a Udine è stato letteralmente sommerso dagli applausi quando ha effettuato il riscaldamento pre-partita. Dunque una Juventus che ritorna, dicevamo, per la quarta volta consecutivamente d'estate qui a Cesena. Nel 95 aveva affrontato e poi battuto il Borussia, mentre vedete l'arbitro Treossi che dirigerà la partita. Nel 96 la sfida con il Middlesbrough, la squadra alla quale era approdato Ravanelli, e lo scorso anno la partita del centenario contro il Newcastle, partita che poi è stata ripetuta in Inghilterra qualche giorno fa. Ma una Juventus che deve anche ritrovare, Salvatore, l'abitudine con la vittoria, tant'è che ha battuto la selezione della Val d'Aosta, anzi la squadra della Valle d'Aosta alla seconda uscita dopo il pareggio 2-2, poi nel torneo di Udine ha pareggiato 0-0 con l'Inter, ha perduto 4-3 con l'Udinese, ha perduto con il Newcastle, per cui se la forma pare essere quella giusta al di là dell'assenza, i risultati fanno sicuramente morale anche se arrivano d'estate, no? Ma assolutamente sì, viene la Juventus da queste due sconfitte, vedi Udine, vedi col Newcastle, ma devo dire che quella col Newcastle è maturata poi da due invenzioni, una di Aman, un tiro da fuori area, l'altra una punizione di Pierce, sono stati episodi mentre la Juve aveva costruito veramente tanto. Arbitro dunque Treossi di Forlì, Alex Del Piero, la formazione del Raja che si sottopone alle fotografie di rito in un'altra parte del campo perché è un avvenimento importante per la squadra marocchina, una squadra come detto da prendere con il dovuto rispetto, tant'è che ha vinto 5 volte il titolo di campione del Marocco, ha vinto 7 volte la Coppa dei vincitori della Coppa del Trono e poi ha vinto la Coppa dei Campioni d'Africa, la Coppa delle Coppe dei Paesi Arabi e la Champions League africana nel 97, cioè un anno fa, per cui naturalmente si tratta di una squadra che dobbiamo anche seguire con un pizzico d'affetto e un certo interesse perché il calcio marocchino qualcosa di buono ha pur combinato ai mondiali. Ah beh, direi proprio di sì, anzi brucia ancora i tifosi marocchini l'eliminazione dopo la vittoria contro la Scozia per 3-0, per la contemporanea vittoria della Norvegia contro il Brasile, ma sicuramente i marocchini è una scuola in evoluzione, una scuola che veramente produce buon calcio. Vediamo dunque che cosa accade in questa partita con Giuliano che ha dato a Birindelli, poi Blanchard che questa volta viene, come detto, impiegato sulla destra, poi Zalaceta anticipato, palla che è stata recuperata dalla Juventus con Birindelli centralmente nello scacchiere difensivo della squadra di Lippi, c'è Montero, poi Tacchinardi che questa volta opera sulla fascia sinistra, poi un gioco di prestigio di Del Piero che viene tuttavia ingabbiato dai giocatori della squadra del Raja con Moustaoudian, autore di questo spunto, e palla che poi finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco affidata a Khalif, mentre vedete l'autore dell'azione di poco fa. C'è da dire che anche la Juventus è ovviamente in queste partite tempo di esperimenti, vediamo per esempio Birindelli sulla destra, ci avevano giocato già, aveva già giocato anche in quella posizione Mirkovic che ha giocato praticamente in tutte le tre posizioni della difesa centrale a destra e a sinistra, perciò ci sono degli esperimenti anche da parte della Juventus, sembrava in un primo tempo che dovesse giocare tutto centrale invece in campo Giuliani. Vediamo la palla riconquistata dai bianconeri, qualche affanno, qualche problema per Dimash. E poi ancora Moustaoudian che è partito davvero alla grande, che prova a creare qualche difficoltà alla difesa bianconera, commette anche fallo, stretta di mano con Montero, eccolo qua Mustafa Moustaoudian, 30 anni, è stato giocatore della nazionale. Poi vediamo Blanchard, la palla per Zalaceta, domata bene, poi Fonseca. Ecco Daniel Fonseca, tocca per Marc Giuliano, 25 anni compiuti ieri, poi Montero.
anche per Fonseca e per Zalaieta, un test molto importante, perché se Zalaieta, adesso intanto vediamo Del Piero sulla sinistra, beh, per Zalaieta ha giocato a strati, Fonseca veramente ha fatto vedere di essere in ottime condizioni, soprattutto crede di potersi giocare un posto a titolare. Avete visto la marcatura spietata e i danni di Del Piero, Del Piero che riesce comunque a liberarsi di un paio di avversari, e poi c'è l'intervento con la palla che è stata scagliata in calcio d'angolo, ma mi pare che non siano del tutto d'accordo i difensori. Assolutamente, e qui hanno chiesto la rimessa, mi sembrava potesse esserci addirittura un fallo, una punizione per la Juventus. Vediamo il primo corner battuto da Del Piero, palla spizzicata, all'inseguimento della stessa prova ad andare Fonseca, ancora Fonseca, che comunque è bravo a proteggere l'uscita del pallone, quindi la rimessa in gioco dovrebbe competere alla Juventus, c'è un errore questa volta, lo sottolineiamo, del collaboratore dell'arbitro Treossi, dell'assistente dell'arbitro Treossi, il signor Zuccolini, che in effetti la palla era stata deviata da un difensore della formazione del Raja. Io dico che questa partita non sarà facilissima, abbiamo visto che già per due volte consecutivi i giocatori marocchini, intanto ancora contropiede per il Moustaoudia. Sì. Ecco qua Moustaoudia, prova il tiro, palla messa in mezzo, poi Michelangelo Rampulla è attento, ecco il suo rilancio. Sì, scusa, il Raja gioca con Nazir, l'altra punta è Nazir e Moustaoudia, Nazir è tutto mancino, Moustaoudia è quello che si muove di più sul fronte d'attacco. Ancora Del Piero, è bravo ad evitare l'attacco di Beccari. E poi l'arbitro questa volta punisce Zalaieta. Ecco il regista di centrocampo, il nazionale Girindù. Quell'azione che viene proseguita da Reda. Ancora Moustaoudia. Prova a destreggiarsi. Rimi. Palla colpita pericolosamente. Poi Heilheimer. Giuliano. Giuliano sul pallone in anticipo sul numero 11. Nazir, e poi Rampulla che ha dato prontamente a Dimash Conte. Conte che ha ritrovato la sua posizione di centrale. Birindelli, poi Zalaieta che ha cercato Blanchard, palla in fallo laterale, rimessa in gioco per la Juventus, subito effettuata dall'ex giocatore del Metz che vede in area Fonseca, qualche problema per Fonseca, palla che è uscita oltre la linea di fondo, e per noi qualche istante di pausa. Gelati Gis, quando la voglia punge, morila. Dopo 4 minuti e 30 si riparte, ancora un tentativo della formazione marocchina, e Giuliano ha la sua bel da fare per interrompere la trama, impostata ancora una volta da Mustafa Moustaoudia. Un cross altissimo, palla oltre la linea di fondo. Comunque una squadra che dimostra una certa vivacità, ricordiamo che il prossimo 23 agosto questi giocatori della Raja inizieranno una sorta di mini torneo per l'aggiudicazione della Coppa della Champions League africana, già da loro vinta nella passata stagione. È una squadra vivace, lo si vede sin da queste prime battute, sono molto coperti, ma ovviamente non perdono occasione per pungere, tanto c'è fatto un errore di Birindelli che si scusa con Blanchard. Blanchard in quella posizione non è abituatissimo ad andare in profondità, è uno che gli piace molto giocare i palloni, soprattutto farsi passare dalla propria difesa, adesso vedremo in quella posizione. Tacchinardi ha provato a dare velocità, celerità all'azione. La palla è stata riconquistata ancora dai giocatori marocchini, vedete queste triangolazioni centrocampo, poi Zalaieta che arriva sulla palla e se ne va Blanchard in posizione regolare, ancora Blanchard, ecco l'ex giocatore del Metz, prova il cross, dalla parte opposta c'è Del Piero, palla domata, molto bene ancora Del Piero, cerca l'angolino lontano, trova invece quello più vicino e trova anche il portiere Ciadini. Beh, qui Ciadini ha fatto vita facile, però come spesso gli capita Del Piero si è liberato molto bene su questo traversone che ha tagliato in due la difesa, è rientrato sul suo piede preferito, ha cercato il tipico tiro a girare, non gli è riuscito nel modo migliore. Il risultato è di 0-0 dopo 6 minuti e 15 secondi. La formazione del Raja effettua una rimessa in gioco già effettuata, intervento deciso, duro di Paolo Montero, eccolo qui, compirà 27 anni il prossimo 3 settembre. Un tentativo da parte di Sabir Brahim che ha provato a verticalizzare l'azione per la sua squadra senza esito, poi Montero per Conte, Juventus fedelissima al 4-3-3,
e diciamo Salvatore che è un 4-3-3 un po' diverso da quello che si vedeva quando c'era Zidane, quando c'era Pecchia nelle precedenti partite. Sì, no? Difatti non so se sarà proponibile in campionato, abbiamo detto che è proprio un esperimento, intanto vediamo ancora del tiro in profondità, però la palla uscirà. È difficile anche perché Zidane un posto lo deve trovare. I problemi di quando arrivò Zidane fu proprio quello di giocare con tre punte davanti, con Zidane a centrocampo, poi la Juventus con Lippi trova una soluzione, un equilibrio, e da quel punto sono arrivate le grandi vittorie da quando è arrivato Zidane. Naturalmente parlavamo di Zidane, ma certo, nella Juventus manca anche Pippo Inzaghi, che è rimasto a Torino, ha problemi ad un adduttore, dovrebbe essere pronto tra 7 giorni, e naturalmente oltre ad Inzaghi mancano Zidane e Duchamp, campioni del mondo, e c'è, come avrete sicuramente letto, un problema con la federazione francese che li vorrebbe già in campo con la nazionale a Vienna il prossimo 19 agosto. Manca poi Davids, Peruzzi è pronto dopo l'infortunio patito lo scorso il 31 maggio, mentre se ne va Blanchard, azione d'accelerazione da parte del francese, guardate il cross, molto bello la parata del portiere, stavamo parlando di francesi e Blanchard ha voluto dimostrare di non essere da meno ai suoi, rispetto ai suoi più celebri colleghi. Vediamo Del Piero, sovrapposizione di Dimas, palla un po' sporca che poi finisce in fallo laterale, ecco, vediamo la bella azione che ci è stata riproposta, la parata del portiere. Dicevo, per concludere l'argomento relativo agli assenti, che Peruzzi avrebbe potuto già giocare questa partita, ma rientrerà ufficialmente il martedì nel galoppo, nella partita che la squadra disputerà contro la Primavera nel solito appuntamento di Villare a Perosa. E poi concludiamo con Ciro Ferrara, che naturalmente sta sempre svolgendo un tipo di preparazione differenziata. Sì, veramente in bocca al lupo Ciro Ferrara, proprio perché lo merita, si sta impegnando come un ragazzino. Intanto vediamo questo contropiede ancora sulla sinistra, molto bella. Sì. Reda Eriachi è uno dei nuovi della formazione del Rajah, è stato acquistato da El Jadida. Conte, poi Birindelli cercano di passare celermente il pallone, vede che Dimash è costretto agli inseguimenti a causa di un passaggio impreciso, poi Tacchinardi, verticalizzazione Fonseca, l'arbitro ravvisa gli estremi di un calcio di punizione per la scorrettezza del giocatore numero 5 Sabir Rahim, calcio di punizione che vede alla battuta Antonio Conte. Tacchinardi, Del Piero se ne va in dribbling splendidamente, ancora Del Piero, entra in area, saltati tre avversari, e poi c'è stato questo intervento, la disperata di Sabir, che ha cercato qualcosa, non si sa se palla o pallone, esatto. Ha trovato in effetti il pallone, no? Sì, per fortuna solo ha trovato il pallone, ma è stato scomposto questo intervento, è stato bravissimo, una prodezza di Del Piero che anche è riuscito a liberarsi anche fisicamente, poi Sabir è stato molto fortunato a toccare il pallone. Calcio d'angolo è il numero 2 per la Juventus, ancora Alex Del Piero, parabola alta, l'uscita del portiere Mustafa Chadi di 25 anni, è l'unico dei giocatori della Rajah che ha fatto parte dei 22 del mondiale francese, anche se non ha mai giocato. Sì, non ha mai giocato, anche se in porta, certo, non avevano un portiere eccezionale, però c'è da dire che proprio il calcio marocchino in generale ha sfornato dei grandi giocatori. È ovvio che poi, una volta messi in evidenza, partono per altri lidi, molti giocano nel campionato spagnolo, portoghese, sì, tedesco, perciò direi che veramente una buona scuola e in evoluzione, perché a differenza secondo me di quella magari nigeriana, che qualche volta può risultare qualche volta superficiale, come ha fatto vedere ai mondiali, loro hanno fatto vedere la grande concretezza di squadra. Vediamo il bel intervento di Birindelli, la palla che finisce in palo laterale, la rimessa in gioco che sta per essere effettuata da Nasir, che poi lascia l'incombenza al numero 3 ed umane Helheimer. Palla messa in mezzo, l'intervento di Giuliano, prova a staccare Zalageta, Blanchard, ecco il regista Gindu che ha recuperato palla, poi Talal che prova la verticalizzazione, ma trova Conte, prova a partire Del Piero, palla non precisissima che comunque raggiunge la destinazione voluta, Del Piero, e poi dopo c'era questo inserimento di Dimash, è stato un malinteso con Tacchinardi. In superiorità numerica sulla destra i giocatori del Rajah, con Musta Udia che ha dato a Khalif,
Koukali prova il cross, Nasir, sembra buona la palla, conclusione molto bella ancora da parte di Moustaoudia, la respinta a pugni chiusi da parte di Michelangelo Rampulla, e gli applausi sono per questo trentenne. Beh, questo trentenne che ha una grande vitalità con Nasir, ha fatto un ottimo duetto, soprattutto Nasir gli ha dato un pallone invitante dietro, ma è lui che si fa vedere senza palla. Attenzione, perché intanto vediamo Srindu, fallo di Dima su Srindu. Calcio di punizione dunque, mentre stiamo rivedendo la bella conclusione di Moustaoudia, calcio di punizione a favore della squadra marocchina per questa scorrettezza di Dimash che abbiamo rivisto ai danni del numero 8 Girindou, Abdelhafif Girindou, pure lui è un nazionale, mentre vedete il tecnico Ali Dosic, 46 anni, mentre vediamo una palla che finisce oltre la linea di fondo e prende qualche istante di pausa. Gli accessori per cellulare non sono tutti uguali. Phonix, accessori per telefonia cellulare. 13 minuti del primo tempo, 0-0 tra Juventus e Raja. Tacchinardi, Del Piero, in pratica Del Piero prova a rigiocare in quella posizione occupata ai tempi in cui formava con Vialli e Ravanelli il tridente, cioè esatto, proprio così, terza abbiamo... punta di sinistra, no? È proprio così esattamente, e poi ripetiamo, con l'arrivo di Zidane magari è stato costretto, ma positivamente, a giocare con due punte Zidane, anche perché Zidane dà un contributo importante, non dimentichiamoci, l'anno scorso si è fatto 7 gol di gol e di qualità. Attenzione a questo contropiede ancora. Rimi, avete visto il bellissimo lancio e poi la fuga del velocissimo Moustaoudia, un repentino capovolgimento di fronte, l'intervento difensivo di Giuliano che ha scagliato la palla in calcio d'angolo. Evidentemente conoscono non soltanto una soluzione tattica questi giocatori, visto che in 3 secondi hanno in pratica capovolto il gioco. Vediamo il primo calcio d'angolo per la squadra marocchina del Raja. C'è lo stacco di testa, l'intervento di Zalajeta, c'è qualche protesta, ma mi pare che Zalajeta abbia colpito il pallone con un braccio. Comunque adesso avremo, penso, la possibilità di farvi rivedere l'accaduto, mentre c'è ancora questa azione con Khalif e poi la palla domata da Birindelli per il portiere Rampulla. Ancora Birindelli, ricordo che è in palio il trofeo Repubblica di San Marino. Birindelli, l'anticipo ai danni di Zalajeta, più ancora Birindelli non ce la fa a combinare con Fonseca, qualche problemino nella zona centrale del campo, e poi Montero che apre sulla sinistra per Dimash. Sì, praticamente Rimi gioca libero più che centrale e indietreggia molto spesso 2 metri indietro per coprire proprio i due centrali. E vediamo quanto è accaduto poco fa, si è visto nettamente che Zalajeta ha colpito la palla con le mani, anche se a dire il vero c'è stata una spinta di un giocatore, evidentemente Srindu, forse era Srindu che è saltato prima, però lui ha saltato proprio con le mani in alto, forse è stato sbilanciato, però c'era un mucchio in mezzo, però il fallo di mano è stato molto netto, molto evidente, sì. Ed ecco la respinta ora di Rimi. Giuliano, ecco Marco Giuliano, poi Tacchinardi, Fonseca si è accentrato, c'è comunque il pressing dei centrocampisti del Raja che impediscono alla Juventus di manovrare con una certa tranquillità, con una certa facilità, ma ancora Del Piero, vedete un Del Piero decisamente ben ispirato. No, qui ho sbagliato Zalajeta, perché adesso intanto vediamo ancora questa azione. Zalajeta si libera i due avversari. E poi c'è il tackle abbastanza deciso, Del Piero, poi ancora Zalajeta, Fonseca, e Juventus che riesce anche in modo... Eccolo qua Birindelli davanti alla porta, si è buttato, è riuscito soltanto a colpire la palla quando già era rimbalzata sul terreno, un tiro di controbalzo, e non è arrivato il gol che i tifosi della Juventus si aspettavano. È comunque splendido questo cross a rientrare di Fonseca dalla sinistra, ha fatto velo e ha cercato di andare incontro Del Piero, leggermente spinto, la palla come sempre succede e fa gol sempre l'uomo dietro. Birindelli si è inserito bene, ma non c'è stato il tempo dell'impatto. 16 minuti e 30, sempre parità, sempre 0-0. Il portiere Chadili, ecco il suo rinvio. Stacca di testa Antonio Conte, ma nella zona che è presidiata da Khalif.
per il numero 5 Sabir Brahim. Ecco ancora Jrindu. Sì, beh, Sabir praticamente gioca molti più palloni di Jrindu, anche se è regista, ma corre pochissimo. E mentre Sabir, a parte questo tiro da dimenticare, è uno che si fa vedere molto spesso. Eccolo qui inquadrato, Sabir Brahim, ha 26 anni, è stato under 21. Tacchinardi. La palla per Conte. Ho riferito proprio all'inizio del collegamento che la formazione del Raja ha vinto per 3 volte consecutivamente e in fuorigioco Fonseca. Ma c'è da dire che Del Piero sta veramente deliziando la platea con numeri di alta scuola. Beh, fantastico, che fuorigioco non c'è niente da dire. E i tempi erano giusti, lui forse è partito un attimo prima, il fuorigioco ci stava, però come cosa sta facendo Del Piero? Fisicamente è migliorato tantissimo, a parte sta giocando sulla falsariga dell'anno scorso. Palla buona ancora per Del Piero. Sì, la posizione era buona, il pallone un po' meno, Montero lo ha cercato, mentre rivediamo ancora, vedete il bellissimo spunto e poi la palla messa nel corridoio. Fonseca era in posizione regolare, irregolare, lo ribadisco. E stavo dicendo prima della squadra del Raja che ha vinto consecutivamente negli ultimi 3 campionati del Marocco. Vediamo il rinvio, mentre i minuti sono 18-15, sempre parità 0-0. Il colpo di testa di Dimas, Beccari, l'intervento dell'arbitro Traossi per assegnare un calcio di punizione contro Paolo Montero. Eccolo qui inquadrato, rivediamo ancora al rallenti quanto è accaduto, mentre vedete la panchina bianconera con Angelo Di Livio in primo piano. Blanchard, Dimas, Tacchinardi e poi ancora Blanchard, cambio di posizione, poi Dimas subito di prima per Tacchinardi, triangolazione precisa, Dimas è pronto per il cross, palla che è stata ribattuta, Beccari e poi Khalif. Sì, c'è la protesta un po' del pubblico che sembrava che Remi avesse toccato il pallone o ha toccato il pallone involontariamente con le mani, l'arbitro Traossi non ha fischiato. Una bella apertura, poi il colpo di testa di Reda e il retropassaggio per Rampulla che il prossimo 30 agosto compirà 36 anni, ha giocato 2 anni qui a Cesena in Serie B, stagione 83-84 e 84-85. Vediamo ancora Juventus con Fonseca, poi Dimas, tutto di prima per Tacchinardi, di prima anche per Del Piero, poi Zalaceta che riesce a recuperare palla, tocca per Blanchard in area. Parte il cross, Del Piero, vedete la finta ancora Del Piero, gioco di gambe, tiro e conclusione respinta. Ancora una volta un Del Piero in grande spolvero sia sul piano tecnico che su quello atletico. Ovazione anche da parte nostra perché veramente ha fintato il calcio in porta sul cross di Blanchard, ha fintato di calciare al volo con davanti Sabir che si è mezzo girato, poi è andato sulla parte sinistra quando sembrava ancora una volta che dovesse andare sulla destra per rientrare, invece fantastico veramente. Hai visto che il portiere si è trovato praticamente il pallone contro il braccio destro, sì, che si stava spostando dall'altra parte. Palla che finisce in fallo laterale. Eccolo qui inquadrato Birindelli, siamo al 20° minuto e 30 secondi, Luciano Moggi in panchina. Poi Giuliano che ha dato a Montero. E comunque la corsia di destra della Juventus è una corsia importante perché vediamo ancora Montero per Fonseca, la palla uscirà sicuramente. È una corsia importante proprio perché possono spingere e coprire entrambi, sia Blanchard sia Birindelli, che è un'ottima corsa, un'ottima progressione, perciò sono ben coperti da quella posizione. Ancora un rinvio, 21° minuto, un po' meno disinvolto adesso il Raja di Casablanca. Sai, per loro portare a casa un risultato positivo, stanno mettendola tutta, se qualcuno poteva pensare che fosse una partita difficile, è facile, non la sarà sicuramente. Questa è una squadra veramente che non molla neanche un pallone. Vediamo Fonseca, poi Conte, fa movimento Del Piero, ecco Del Piero, attaccato da Beccari, l'arbitro assegna un calcio di punizione alla Juventus, attendiamo questa battuta prima di passare la linea a Paolo Bargigia. Vediamo dunque questo calcio di punizione con l'arbitro Traossi che è andato
a redarguire Mohamed Beccari. Reo di essere intervenuto in maniera un po' troppo esuberante nei confronti del Piero. Calcio di punizione corto, in pratica un corner corto, quando siamo al 22esimo minuto, tre uomini in barriera. La Juventus ha portato sei giocatori in area di rigore, la battuta di Del Piero, la parata con i pugni del portiere. Vediamo se è finita o meno questa azione. È buona la palla, Giuliano, ci sono due giocatori forse in fuorigioco, l'arbitro dice che bisogna proseguire. Conte prova, ecco, un tiraccio di sinistro, Paolo te la linea. Quali sono, insomma, per così dire, le preoccupazioni di Lippi, nel senso che davanti la Juve si vede va tutto bene, ma Lippi ha chiesto un paio di volte a Montero ed anche a Blanchard di giocare più coperti, più dietro. Evidentemente l'allenatore della Juve pensa anche a proteggere la squadra e a non prendere gol. Bene, continuiamo a raccontare questa partita con l'intervento di Montero di testa, poi Dimash, Tacchinardi e Giuliano. Ancora Montero, ora una Juventus schierata con tre difensori. Tacchinardi prova a tagliare il campo con un diagonale, palla oltre la linea di fondo e con noi qualche istante di pausa. Tutta l'Italia è libera di telefonare con Albacom. Chiamate Albacom, le vostre telecomunicazioni. Al 23esimo minuto, sul risultato di 0-0, ecco il rinvio di Talal El Karkouri. Beccari, Mohamed Beccari, la solita fiondata nel tentativo di innescare l'azione di Moustaoudia, palla che è finita in fallo laterale nonostante l'estremo tentativo di Paolo Montero. Ed eccolo qui Marcello Lippi, che si è scagliato violentemente nei confronti di Zeman per l'affare doping, lo ha fatto ieri e le sue dichiarazioni sono apparse oggi sui giornali a caratteri cubitali. Vediamo una calcio di punizione ora a favore della Raja. Raja che significa speranza. Beh, visti i risultati, la speranza poi è stata la concretezza dei risultati. La certezza sicuramente. Vediamo il calcio di punizione, tenta la rovesciata acrobaticamente Jirindou. Pallone recuperato dai difensori con il numero 6 Rimi. Pirindelli di testa, tutto molto bello di prima con Khalif, Giuliano in anticipo, Conte stoppa la palla elegantemente, Tacchinardi che è bravissimo a giocare sempre di prima, ancora Tacchinardi, poteva mettere in movimento Del Piero, palla centrale per Zalaceta, ancora Zalaceta, entra in area di rigore, ancora lui, attenzione il dribbling e forse ha perduto l'ottimo buono, cerca il fondo, prova poi Blanchard, il gol di Blanchard. Del Piero, molto 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 bello, l'elevazione di Del Piero, prepotente, e la palla che colpisce la traversa dopo 24 minuti dal fischio d'inizio. Rivediamo. Beh, le emozioni non mancano, certo sta facendo molto bene Blanchard sulla destra, a dire la verità ha lavorato anche un buon pallone senza fretta Zalaieta, e poi ha staccato benissimo Del Piero che non è riuscito a schiacciare, ma c'è sempre in tutte le azioni d'attacco, sia Blanchard sulla destra sia Del Piero, soprattutto a finalizzare, a concludere in area, è molto bravo. Prova a rispondere la squadra di Casablanca che nel frattempo ha cambiato le posizioni degli attaccanti. Moustaoudia, che vedete ora inquadrato, aveva iniziato sulla destra, ora si è spostato sulla sinistra. Zalaceta, uno scambio uruguaggio con Fonseca, quest'ultimo perde palla. Sì, sono perforabili centralmente perché quando perdono palla c'è stato un passaggio sbagliato, qui secondo me poteva esserci fuori il gioco di Zalaceta. Zalaceta, ecco in area il dribbling, ancora Zalaceta, prova la conclusione e la posizione non era affatto sfavorevole, però non ce l'ha fatta a coordinarsi al momento del tiro. Sì, stavo dicendo che loro sono perforabili proprio perché centralmente sono molto lenti con Sabir e Srindu e sfruttano molto la forza dei due attaccanti e soprattutto la loro velocità. Del Piero per Tacchinardi, una bellissima azione, avete visto un servizio d'oro di Alex Del Piero e poi la botta di Alessio Tacchinardi, veramente molto bella quest'altra azione della Juventus. Ma non sciupa un pallone Del Piero, questa volta è stata veramente una bella conclusione di Tacchinardi, c'è da divertirci, c'è da vedere delle belle azioni, la Juve mi sembra molto ben disposta soprattutto mentalmente a far su questa partita e a divertire i tifosi arrivati qui al Manuzzi. Lo stacco di Antonio Conte,
Girindu, questo passaggio per Rimi, e ora prova il numero 18 Reda, palla che è finita in fallo laterale, rimessa in gioco che sta per essere effettuata da Helheimer, già effettuata, poi Girindu, continua il Rajà di Casablanca, mentre c'è una palla che sembra essere buona per Fonseca, ancora Fonseca, e forse qui e l'azione non è stata eseguita con i tempi giusti. Esattamente, proprio così. Purtroppo Fonseca non poteva più dare la palla a Zalaieta, che era andata in profondità ma era in posizione di fuori gioco. È stato costretto dalla palla del Piero, ma non c'erano più gli spazi. Vediamo Zalaieta ancora, si infrange contro il muro difensivo l'azione della Juventus, linea Paolo Bargigia. Arte, credo si veda che la partita è sì un'amichevole per modo di dire, ma c'è tensione in campo. Prima l'arbitro Treossi ha segnalato all'allenatore marocchino che se non la smetteva di protestare l'avrebbe mandato via, per cui insomma il clima è abbastanza impegnativo. È abbastanza caldo. Grazie a Paolo Bargigia, palla che è finita in fallo laterale, eccolo qui, Reda Erijaki. Dicevo prima che è uno dei pochi nuovi acquisti della squadra del Rajà. La rimessa in gioco per Radunan Helheimer. Parte il cross e per noi qualche istante di pausa. Oggi la libertà di comunicare comincia con questo numero. Chiamatelo. Infostrada, la compagnia telefonica nuova. 28 minuti e 20 del primo tempo. Inquadrato Marcello Lippi. Sempre 0-0 tra la squadra della Juventus e il Rajà di Casablanca. In palio il trofeo Repubblica di San Marino, la Juventus che sta comunque divertendo il pubblico. Alla recuperata dalla difesa. Sì, loro tengono sulla parte destra Beccari e sulla sinistra Helheimer, e certe volte sulla sinistra il numero 3 Helheimer tiene Fonseca, poi quando avanza viene dato in... da marcare a Sabir, che scala sulla fascia sinistra. Vediamo Tacchinardi, verticalizzazione per Del Piero, non ce la fa Del Piero, pronta è l'uscita del portiere Ciadili, mentre vedete Alex Del Piero che sembra aver ritrovato lo smalto che gli ha consentito di andare a segno 21 volte in campionato nella passata stagione e 10 volte, ricordiamolo, in Champions League. Girindu, devi far parlare tutta l'Italia solo perché purtroppo per noi e anche per lui si è infortunato in un momento delicato non della stagione ma del campionato, praticamente alla vigilia del campionato del mondo. L'azione della formazione marocchina con Sabir Brahim, l'apertura è sulla destra per Mustafa Khalif, un altro dei veterani a 34 anni, azione comunque che si spegne dalle parti di Rampulla che prova ad alimentare la stessa servendo Blanchard, poi Fonseca, ancora Blanchard. Abbiamo visto proprio in questo momento il movimento che dicevo prima di Sabir, che è andato a coprire sulla sinistra Fonseca, adesso invece preso da Helheimer. È comunque una squadra dura, una squadra difficile da affrontare, anche se commette delle ingenuità perché lascia poi troppi spazi al contropiede della Juventus. Ancora problemi avete visto per Mohamed Beccari contro Del Piero. Piero abilissimo nel difendere il pallone con il corpo, un gioco di prestigio da parte di Tacchinardi che poi ha provato a mettere in movimento ancora Del Piero. Vedete ancora Tacchinardi ben appostato, questa per lui insolita posizione di mediano sinistro, si salva la difesa del Rajà, pallone scagliato in avanti, non c'è Mustaudia, c'è invece Marc Iuliano quando la mezz'ora è trascorsa da 45 secondi. Antonio Conte ancora, e il passaggio è sbagliato. Passaggio sbagliato, con palla in fallo laterale, c'è stato un malinteso con i compagni della difesa. E si riparte con la rimessa in gioco che viene affidata a Mustafa Khalif. Sì, quando commetti poi certi errori sono proprio perché pensi che il passaggio sia molto facile. Intanto adesso vediamo questo passaggio in diagonale per Helheimer. Pensi che sia un passaggio molto facile, lo fai qualche volta con superficialità. Sabir, Helheimer ancora, Montero elegantemente stoppa, Tacchinardi non riesce a servire Blanchard. Ricordiamo che la squadra del Rajà ha già disputato 4 amichevoli,
3 in Francia, la prima contro una squadra di seconda divisione, ha vinto per 3-0, poi contro l'Orient, pareggiato 3-3, poi ha battuto il Nantes per 2-1, mentre assistiamo a questa azione, il colpo di testa poi di Giuliano, uno scontro con Dimash e Conti, poi una conclusione, azione che prosegue con Khalif che va al tiro e ancora una volta Rampulla deve superarsi, Rampulla protagonista. La Juventus ha corso 3 rischi, 2 volte ha rimediato Rampulla, poi c'è stato quel mani abbastanza clamoroso di Zalajeta, mentre dall'altra parte da segnalare la bella conclusione di testa di Del Piero respinta dalla traversa. Dicevo che ha disputato 3 amichevoli in Francia la squadra del Raja, una in Belgio, è stata l'unica sconfitta, partita persa per 3-1, precedentemente il Marocco aveva vinto con El Jadda per 3-0. E come ho detto, il prossimo 23 agosto inizia il girone finale di Champions League, Champions League africana naturalmente. Vediamo Tacchinardi, Fonseca, riesce a mantenere il possesso di palla, da Birindelli, Conte, ancora Birindelli, Montero, tutti marcatissimi giocatori dell'attacco bianconero. Ma loro cercano di giocare centrale perché hanno visto che il buco è lì, anche se magari c'è lo spazio laterale, cerco proprio di andare centralmente dove c'è un mancato aggancio da parte di Zalajeta, ma dove per me loro sono più vulnerabili. Vedete il rampolo di casa Agnelli, Andrea Agnelli che sta seguendo da vicino l'andamento del marketing della Juventus, lui che sta frequentando l'Università Bocconi a Milano. La palla è stata rimessa in gioco dalla Juventus con Birindelli. È rimasto esterefatto Mostaudia sulla sinistra, pensava voleva la rimessa lui, invece azione della Juventus. Adesso non, si sono proprio capiti. Tacchinardi e Del Piero. Del Piero è andato incontro alla palla, Tacchinardi ha cercato la profondità. Girindu, El Beccari, ancora Girindu. C'è il numero 5 Sabir Ibrahim, la verticalizzazione per Mustaudia, ancora Mustaudia, però era in fuorigioco e per questo motivo viene interrotto il gioco e la Juventus con Alessandro Birindelli batte il calcio di punizione. Ecco Conte, 8° anno per lui in maglia bianconera, palla che sfila, Zalajeta, 1 contro 1, se ne va Zalajeta, sta per entrare nel rigore, ancora Zalajeta, il tiro, gol! Zalajeta, Marcelo Zalajeta porta in vantaggio la Juventus dopo 34 minuti e vedete gli applausi da parte di Bonini e Stecca, Bonini ex juventino naturalmente, Stecca ex campione di pugilato, e gli applausi sono per Marcelo Zalajeta, il non ancora ventenne attaccante della Juventus, autore di questo spunto e poi di questa conclusione che finisce nel primo angolino. Ma è tutto stupendo veramente, perché uno contro uno è stato bravo ad aggirare Rimi, però devo dire che Rimi in quella posizione non può entrare a forbice, deve accompagnarlo praticamente sulla destra, fa tutto benissimo è Zalajeta, ma qui è ovvio che gli dia una mano perché sbaglia i tempi dell'intervento Rimi, cioè poi dopo è ovvio lui è bravo, si porta avanti bene il pallone e infila Ciadili sul primo palo, però un difensore deve accompagnare e far perdere tempo l'attaccante che è uno contro uno. Marcelo Zalajeta mentre la Juventus insiste, ancora un'azione di Del Piero, l'intervento di Beccari che probabilmente verrà ammonito, un'azione dirompente esplosiva di Alex Del Piero e vedete che l'arbitro Treossi redarguisce il difensore Mohamed Beccari, lo redarguisce verbalmente e vedete che fa capire con la mimica, con dei gesti abbastanza eloquenti, che alla prima che mi fai te ne vai. Esatto, anche se pareva poco convinto, qui il fallo era netto di Beccari, però era poco convinto anche dopo le spiegazioni di Treossi. Calcio di punizione con Alex Del Piero, ecco la battuta verso la porta, la parata a pugni del portiere Ciadili, ancora la Juventus con Blanchard, arriva Birindelli, palla messa nel mucchio senza problemi, Reda, e i problemi invece li ha avuti questa volta Sabir Ibrahim per il pressing dei bianconeri, poi vedete che sull'asse Tacchinardi Del Piero si sviluppa il gioco con Tacchinardi che è quasi in posizione ideale per andare al cross, ancora Tacchinardi, vedete Del Piero, palla messa dentro, l'anticipo, in difficoltà questa volta la formazione del Raja,
E c'è da dire che quando la Juventus naturalmente accelera il ritmo, dà maggior vigore alla propria azione, si accentuano i problemi per la squadra marocchina. Ecco, Helheimer prova con il sinistro e questo è il tiro forse dell'indecisione. Prova qui, tanto molto odiata, subisce il fallo di Conte, poi era stato battuto una punizione molto velocemente e, come hai detto bene te, ha pensato e poi alla fine, avendo pensato troppo, ha sbagliato. Michelangelo Rampulla sta per battere il rinvio quando il risultato è di 1-0 per la Juventus, a rete di Marcelo Zalajeta al 34esimo minuto. Giuliano che ha dato a Conte. Conte cerca ancora il giovane uruguaiano, un gol per lui lo scorso anno in campionato contro il Napoli. Birindelli, poi Giuliano. Comunque si nota molto bene anche quando la palla, là il centrocampista centrale della Juventus, il movimento di Fonseca che va incontro alla palla, non in quella posizione, per far velo soprattutto per Zalaieta che va in profondità. Qui c'è un fuorigioco da parte di Dimas. C'è da dire che comunque, in virtù dell'atteggiamento della squadra marocchina, quello della Juventus è diventato un chiarissimo 3-4-3, perché Dimas, che vedete inquadrato, è divenuto il centrocampista di sinistra, il quarto centrocampista della squadra bianconera. Sì, sì, senza dubbio. Andiamo, Blanchard recupera, Zalajeta prova il dribbling, ancora lui, tocca male per Fonseca, due giocatori in fuorigioco, in effetti il servizio è arrivato, ma erano finiti in offside sia Del Piero che Zalajeta. Ancora il Raja, e corre da Eriachi, recupera Blanchard ancora, poi Conte, Dimas, ancora Conte, prova ad abbassare i ritmi la Juventus, Conte cerca Zalajeta, riesce soltanto a sfiorare la palla di testa e poi c'è un fischio dell'arbitro, noi ci fermiamo per i soliti 5 secondi. Quando sto con Shoto Dax non ci sono per nessuno. 39 minuti del primo tempo, Juventus 1, Raja di Casablanca 0. Questa è l'azione di Helheimer. Jrindu scambia centralmente con Sabir Brahim. Per Jrindu, Helheimer. Parte il diagonale. Nulla da fare per Mustafa Mustaoudia. La diagonale difensiva di Dimas è stata effettuata con puntualità. Dimas Manuel, 29enne, ed ora Marc Giuliano. Sì, purtroppo per il Raja certe volte gli mancano delle soluzioni perché non hanno spinta. Helheimer è bravo col suo piede sinistro, ma non va quasi mai sul fondo, dalla parte destra praticamente Beccari rimane nella sua posizione, hanno poche soluzioni e loro devono cercare sempre la profondità con Mostaudia, che non penso che il secondo tempo possa correre come sta facendo in questo primo. Vediamo Zalajeta, prova a toccare per Fonseca, Birindelli, Conte sfugge al pressing di Nasir, così come Giuliano, vedete che comunque è costretto al retropassaggio per Rampulla. Montero per Dimas, ancora Montero, un po' di sufficienza in questa sua azione, però è bravo, vedete, a catturare nuovamente il pallone. Fa movimento Zalajeta, va a stoppare palla, poi vedete che la dà a Dimas, ancora Dimas, Tacchinardi, prova Tacchinardi a cercare Fonseca, tutto regolare dice l'arbitro, Fonseca il dribbling e si defila eccessivamente, poi arriva Blanchard, l'azione che comunque non è finita, sembra essere buona per la Juventus e poi la parata del portiere. Non so che cosa sia passato per la mente di Fonseca, perché era praticamente solo davanti al portiere. Però io ho dei dubbi sulla posizione, certo, di Fonseca, perché era tre metri oltre i difensori marocchini, hanno protestato, qui doveva tirare subito, ha fatto un tocco di troppo. Ecco, rivediamo ancora l'azione di poco fa, un'azione che poi si era dilungata, ora la palla è finita in fallo laterale per la rimessa in gioco del Raja. Ecco Sabir Brahim, e l'arbitro dice che non è stata battuta. Secondo quanto impone il regolamento, la rimessa in gioco con le mani,
e rimessa per Alex Del Piero. Gli applausi sono per lui. Buon primo tempo per Alex Del Piero, ha colpito una traversa ma ha illuminato la scena con le sue giocate. Vediamo Giuliano Tacchinardi. 42 minuti, 1-0 per la Juventus, gol di Salafeta al 34esimo. Vedete chiarissima la difesa a 3 con Giuliano, Montero e Dimash. La sventagliata di Montero, palla irraggiungibile per Jocelyn Blanchard, che vedete inquadrato, 26 anni, 3 anni giocati nel Metz, ha segnato qualche golletto, 9 complessivamente. Maggior numero di reti l'ha segnato nella penultima stagione, 5. E poi palla che non arriva a destinazione. Sì, comunque è giusto che si giochi con la difesa a 3, anche perché loro nei contrattacchi sono sempre più rari, perciò è giusto che la Juve tenda a spingere sulle fasce laterali con un uomo o Birindelli a destra o certe volte Dimash sulla sinistra, perché certe volte il terzo centrale l'ha fatto Birindelli e Dimash spingeva sulla sinistra. Mustafa Khalif, scorrettezza di Antonio Conte, calcio di punizione. Eccolo qui il capitano bianconero. Calcio di punizione, dicevo, per il Rajah di Casablanca, squadra che, diciamolo francamente, non ha affatto demeritato fino a questo momento. Ogni tanto emergono i limiti, o perlomeno emerge quella che deve essere la giusta e logica differenza tra le due squadre. Comunque finora il comportamento è stato più che sufficiente. Beh, devo dire che ne ho viste di ben peggiori di squadre, anche magari più blasonate sulla carta. Questi se la giocano la partita, è ovvio che ci siano delle differenze. 43 minuti e 30, calcio di punizione. Ecco la palla per la conclusione del mancino Sabir Brahim, pallone che è stato ribattuto da Girindou involontariamente, con la squadra del Rajah che si era riversata completamente nella metà campo juventina. È Mustafa Khalif che effettua la rimessa in gioco, ha scambiato ancora con l'attivissimo Sabir Brahim. Ancora Sabir. Un altro calcio di punizione, palla che sembra essere buona, vedete il tentativo ancora dello scatenato Moustaoudia, palla che è stata soltanto sfiorata, vedete che scuote il capo insoddisfatto per quanto è accaduto. Comunque devono avere degli ordini di scuderia proprio di squadra, perché ogni palla che cioè quando subiscono fallo giocano subito in velocità la punizione per mettere in difficoltà l'avversario, e in questa occasione l'avevano sorpreso la difesa della Juve. E qui c'è stato ancora un intervento scorretto di Sabir Brahim, una manata sul volto di Daniel Fonseca. Vedete ancora quanto è accaduto, e qui naturalmente è piuttosto evidente la scorrettezza. Vediamo Del Piero, prova la combinazione con Tacchinardi. Ancora Del Piero che tenta di andare al recupero della palla, irraggiungibile Beccari. E vedete Giuliano in anticipo, capito tutto quanto. Khalif si riparte con Moustaoudia, il bel dribbling del giocatore che viene incoraggiato dai suoi numerosi connazionali presenti qui allo stadio Dino Mannuzzi di Cesena. Ed ora è Leimer, parte il cross, vediamo chi stacca. Ancora insistente l'azione con Khalif, trova il tiro, è un tiro che vedete impegna Rampulla, qualche problemino per la mano destra di Rampulla nel tentativo della parata, probabilmente il pallone, vediamo Salvatore, mi pare che ha colpito la punta delle dita del portiere, poi esatto, il dorso della mano contro la traversa, proprio così, sì, sì. Poi penso che ci sia stata addirittura una deviazione sul tiro di Conte. Secondo calcio d'angolo per il Rajah quando il primo tempo è scaduto da 40 secondi. Giuliano e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 1-0 dunque a favore della Juventus dopo i primi 45 minuti, gol di Marseille.